Saluto ovviamente tutta la filiera di imprenditori che partecipa a questa importante esposizione e tutti coloro che sono qui al Consiglio Generale di Confindustria, anche in un momento nel quale possiamo dire con Confindustria c'è stato, soprattutto negli ultimi mesi, un importante lavoro di dialogo per riuscire ad approdare a due provvedimenti importanti per il nostro Paese, che poi vedono sempre parti soddisfacenti, lo dico io in modo tale da non voler assolutamente dire che questi provvedimenti siano esaustivi al 100%, vedono delle parti importanti che hanno riguardato il dialogo tra di noi e che credo entrino in questi provvedimenti, il decreto sblocca cantieri, il decreto crescita, soprattutto in questo momento storico, e altre cose da migliorare e da perfezionare che sono in corso anche di discussione in queste ore e in questi giorni. Ci tengo a dire anche che sono molto contento di essere qui, perché questo è un momento nel quale possiamo, sulla base anche di quello che sta avvenendo a livello europeo, rilanciare una serie di iniziative congiunte tra governo, mondi produttivi e mondi della rappresentanza, proprio per portare non solo l'Italia ma anche influenzare le istituzioni europee nella direzione che serve ad affrontare questa crisi di crescita europea. Lo dico perché ho avuto modo di leggere il vostro appello per l'Europa che avete presentato. Lì dentro ci sono piani, posso dire, anche molto ambiziosi per rafforzare questa Europa che non è in discussione, posso dire non è in discussione da nessuna delle due parti che rappresentano questo governo, ma in generale va rafforzata sia nella riforma della governance sia in una politica industriale europea a cui dobbiamo ammire nonostante le resistenze nazionali. Sicuramente c'è stata una prima fase di questo governo nella quale abbiamo preso una serie di iniziative all'interno della legge di bilancio che miravano ad intervenire su dei fronti che erano quelli sociali. Poi possiamo avere differenti vedute, ma come ci siamo sempre detti, il tema è che il 2019 e soprattutto questo momento del 2019, la cosiddetta fase 2, dovrà essere esclusivamente dedicata alle iniziative che servono alla crescita economica. Crescita economica di un'Italia che è in un'Europa nella quale la Germania locomotiva guardava più 1,9 di crescita, adesso combatte per più 0,8. E non deve essere assolutamente un alibi, perché come Italia abbiamo dei fattori importantissimi che ci possono aiutare ad intervenire sulla crescita economica sostenibile e riuscire ad agganciare degli obiettivi anche ambiziosi. Mi riferisco prima di tutto, visto che ho iniziato parlando del tema europeo, al fatto che un tema fondamentale, un obiettivo che dobbiamo ridarci tutti e so che condividete, e ho avuto modo di dirlo più volte in questi ultimi mesi, è che l'Italia pretenda di nuovo il commissario all'industria e all'impresa europeo. Quel ruolo è nostro, non dico di diritto, perché non è così che funziona a livello europeo, ma è un ruolo di cui noi abbiamo bisogno come l'aria, perché abbiamo un tessuto produttivo che è quasi un unicum a livello europeo e che risente molto più di tanti altri paesi europei di una serie di iniziative, sia regolamentari sia di direttive, che a volte caricano di burocrazia le nostre imprese. C'è una bella differenza tra fare provvedimenti a livello europeo per la media impresa o per la piccola impresa, quando le dimensioni sono totalmente diverse, nonostante la definizione sia comune. La dimensione dei dipendenti, la dimensione della capacità di investimento, i livelli di infrastrutture a livello territoriale. Quindi quel ruolo, secondo me, condivido questa proposta che è stata avanzata più volte anche in alcuni discorsi del Presidente Boccia, dobbiamo andare di nuovo nella direzione di riprendere il cosiddetto Ministro dell'Industria e dell'Impresa Europea, e non solo per pensare all'Italia. Certo, dobbiamo rafforzare il nostro tessuto produttivo e proteggerlo anche da quelli che sono gli attacchi della burocrazia europea, ma allo stesso tempo e della normativa iperburocratizzante europea, ma allo stesso tempo dobbiamo ambire e dobbiamo provarci con tutte le nostre forze
a riprogettare o a progettare per la prima volta una politica industriale europea. Perché è chiaro ed evidente che se la crescita economica europea sta rallentando è anche perché, ce lo possiamo dire, sia una serie di politiche di austerity, ma anche la mancanza di visione sul fare squadra tutti quanti insieme, ci vede come Europa schiacciati nelle guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina e allo stesso tempo incapaci di reagire velocemente a quello che sta succedendo con Brexit in Inghilterra. Ieri è notizia di stanotte che è stata concessa un'ulteriore proroga fino ad ottobre all'Inghilterra per arrivare ad un punto di caduta. Per carità, sempre meglio di uno shock, ma allo stesso tempo sappiamo quali siano le difficoltà e l'incertezza sia nelle esportazioni sia negli investimenti di un intero apparato produttivo europeo. Dico questo anche perché noi dedicheremo moltissimo nei prossimi mesi a un'iniziativa che è quella che riguarda il tema delle esportazioni. Partendo da un dato che non ci piace, ma allo stesso tempo può rappresentare un'opportunità. Abbiamo circa 100 miliardi di euro di made in Italy falso nel mondo. Al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo creato un fondo da 42 milioni di euro che ci consentirà di sperimentare, già lo stiamo facendo su alcune filiere, la blockchain per contrastare l'Italian sounding e tutti i sistemi di contraffazione che sono stati elaborati in questi anni. La tecnologia ci può permettere di abbassare quei 100 miliardi di euro di falso made in Italy, che ad ogni modo però sono una domanda di mercato. Una domanda di mercato di chi vuol comprare italiano. E chi vuol comprare italiano oggi gli stanno rifilando un falso made in Italy che può essere rimpiazzato con me. Sono contento di avere qui insieme al Ministro Bonisoli, anche il Presidente Carlo Ferro dell'Agenzia ICE, il lavoro che faremo anche con SACE, con SIMEST, sarà un lavoro fondamentale per le esportazioni. Non sono solo il piano contro la contraffazione le nostre iniziative. Quest'anno ci sono 140 milioni di euro per la promozione del Made in Italy nel mondo ed è la più alta cifra che sia stata stanziata negli ultimi 10 anni in un solo anno. E allo stesso tempo il lavoro che stiamo facendo nella firma di determinati accordi. Ci tengo a dire una cosa, questo governo, e io come sia ministro che capo politico posso confermare il fatto che l'Italia sia un'alleata degli Stati Uniti, debba restare nel patto euroatlantico, nell'euro e dell'Unione Europea. Ma allo stesso tempo, come il presidente Trump piace dire, America first, negli scambi commerciali dobbiamo essere coloro che a volte arrivano per primi su alcuni dossier e raggiungere anche accordi che ci danno la possibilità di avere una posizione privilegiata nei futuri accordi commerciali. Quando abbiamo sottoscritto l'MOU sulla Via della Seta lo abbiamo fatto nello stesso tempo in cui modificavamo anche tutta la normativa sul 5G per la Golden Power per tutelare le nostre infrastrutture di telecomunicazioni. Perché le preoccupazioni dei nostri alleati erano le nostre. Ma allo stesso tempo io sono contento di aver sottoscritto quell'MOU, perché d'ora in poi, negli accordi che si sottoscriveranno in futuro con la Cina, vigeranno i parametri europei degli scambi commerciali europei, perché nell'MOU abbiamo preteso che entrassero per la prima volta i parametri e gli standard europei nelle relazioni commerciali. Che cosa significa? Che d'ora in poi non ci sarà più un far west di accordi che a volte derogano ad alcuni principi fondamentali per la nostra economia, ma potremo escludere una serie di accordi che magari minano in generale la nostra economia, anche se avvantaggiano qualche impresa o qualche soggetto economico. E lo dico anche perché in passato abbiamo visto, secondo me sono state delle scelte sbagliate, quando si è permesso ad alcune società provenienti da quell'area del mondo di entrare nelle nostre reti infrastrutturali strategiche e a volte di creare anche degli imbarazzi, perché eravamo nella stessa società in Italia ma concorrenti e battuti con regole non allo stesso livello su altri mercati come quello greco, per esempio, se parliamo di infrastrutture di telecomunicazioni. Le esportazioni saranno fondamentali anche perché l'ho visto nel report, come ha detto il Presidente, che ho preso con filosofia, il report del Centro Studi di Confindustria che è stato pubblicato qualche settimana fa. Io non vi ho definito buffi, Presidente, anzi ho detto che le vostre preoccupazioni sono le nostre.
In quel report si parla delle esportazioni come uno degli strumenti che possono incidere sul PIL in maniera veloce e efficace. Ci lavoreremo e proprio nel decreto crescita, che in questo momento è stato approvato salvo intesa e nei prossimi giorni entrerà in gazzetta ufficiale, ci saranno anche una serie di iniziative ulteriori per agevolare le esportazioni delle nostre aziende. La settimana prossima saremo impegnati con alcuni di voi nella missione di sistema negli Emirati Arabi, dove stiamo lavorando a Dubai 2020, che può essere un'altra grande occasione, l'Expo di Dubai 2020 per le nostre imprese, e più in generale guardiamo alle esportazioni come uno strumento fondamentale per la crescita economica. Non è solo questo. Il lavoro che abbiamo cercato di fare sia sul decreto infrastrutture, quindi il cosiddetto sblocca cantieri, che su quello crescita, è mettere al centro l'impresa e i suoi tempi, che non possono essere quelli della pubblica amministrazione. Il lavoro fondamentale che abbiamo fatto sullo sblocca cantieri è garantire due cose: una, che si superino quelle linee guida del codice degli appalti che tanto hanno fatto penare sia imprenditori che pubbliche amministrazioni, perché smentite puntualmente in sede di contenzioso. Si davano le coordinate generali con le linee guida per dire come usare il codice degli appalti e poi allo stesso tempo quelle linee guida che venivano magari seguite e rispettate venivano smentite in sede di contenzioso da un magistrato. La seconda cosa, come impostazione generale, è che oggi il governo, dopo questo decreto, sarà legittimato a commissariare con un commissario ad hoc i cantieri che rallentano o che non sono in grado di arrivare e di rispettare il cronoprogramma. Non lo facciamo con delle iniziative generiche. C'è un esempio di commissariamento che ha funzionato e ha fatto recuperare i tempi sul cronoprogramma, che è quello della TAP Napoli-Bari, che aveva un cronoprogramma che si stava estendendo troppo, andava fuori da quelle che erano le previsioni. L'intervento fatto, non da noi, l'ha fatto il precedente governo, individuando particolari poteri che erano in grado di incidere sulla sburocratizzazione di quel cantiere, ha permesso di rientrare nel cronoprogramma. Questo è un punto, ma non è solo questo, perché so benissimo che siete molto sensibili e credo che Impresa 4.0 sia il frutto proprio del lavoro che avete fatto anche col precedente governo per arrivare a strumenti di innovazione e ricerca. Il tema dell'innovazione sarà fondamentale. Sarò molto contento di invitarvi all'evento che faremo entro la fine di questo mese, in cui daremo il via ufficiale al Fondo Nazionale Innovazione. Noi abbiamo stanziato 1 miliardo di euro in un fondo, una SGR di Cassa Depositi e Prestiti, in cui abbiamo fatto confluire anche altre SGR che erano in altri enti dello Stato per finanziare il venture capital sulle start-up innovative. Questo è un asset fondamentale dei prossimi anni. La Francia e la Germania hanno battuto l'Italia più volte su questo fronte, prendendo i nostri migliori giovani che avevano idee innovative e finanziandogliele a Berlino, a Parigi o anche a Londra. Il lavoro che abbiamo fatto è stato prima di tutto di mettere insieme gli strumenti di finanziamento. Nascerà il Fondo Nazionale Innovazione, manca la delibera del CDA e del CDP, con il quale noi creeremo 1 miliardo di euro, diciamo, pubblici di investimenti e 1 miliardo che attrarremo con i fondi privati, e lo faremo attraverso sgravi che abbiamo già messo nella legge di bilancio, quello che vi sto dicendo è già legge, che consentono una raccolta di fondi con degli sgravi fiscali. Questo meccanismo sarà fondamentale non per farci il nostro fondo di venture capital statale, ma per lavorare a far nascere fondi di venture capital privati in Italia. Ne abbiamo solo 5 fino ad ora. Noi vogliamo finanziare quelli esistenti perché hanno la capacità di selezionare le idee che sono vincenti, perché il problema delle start-up è la mortalità, lo sapete meglio di me. Per superare la mortalità delle start-up abbiamo bisogno che chi seleziona i progetti validi. Ma è così che altri paesi ci hanno permesso nella loro economia di far nascere nuovi giganti della new economy, e noi dobbiamo farlo perché siamo la patria della creatività. Ma allo stesso tempo il lavoro che dobbiamo fare è investire in ricerca e sviluppo. La più grande parte di ricerca e sviluppo che si fa nel mondo privato si fa probabilmente nelle aziende che sono iscritte a Confindustria. E il lavoro che fate voi nel settore della farmaceutica, della metalmeccanica, nel mondo delle tecnologie, è un lavoro che noi dobbiamo incentivare sempre di più.
Lo strumento ricerca e sviluppo, abbiamo avuto modo di parlare anche con alcuni dei presenti, dobbiamo ottimizzarlo ancora. E se serve anche tornare indietro su alcune nostre convinzioni che hanno portato alla modifica, ma siamo coscienti del fatto che quello strumento è lo strumento che ha permesso all'Italia negli ultimi anni di attrarre un numero di investimenti esteri enorme. Lo abbiamo reso strutturale nel decreto crescita, quindi supera il triennio di programmazione economica, e lo stesso abbiamo fatto per altri tipi di intervento che ci consentiranno di dire alle aziende, sia che vengono a investire in Italia, sia quelle che sono italiane, di poter vedere quello strumento con un orizzonte e non con il rinnovo ogni anno nella legge di bilancio che dà incertezze anche per poter prevedere un piano di ammortamento. C'è una cosa che voglio dire qui e che vedo che anche nel vostro appello che riguarda l'Europa, ed è il tema dell'ecologia e dell'ambiente, che è un tema sempre più al centro e che oggi richiede un patto tra industria, parti sociali e governo per favorire la conversione ecologica di comparti industriali che a volte non sono quelli grandi e medi, sono soprattutto le imprese più piccole che non hanno i capitali per la riconversione. Allora, negli ultimi 10 anni il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 80 miliardi di euro di incentivi. Neanche il 60% è stato utilizzato, perché alcuni di questi incentivi, ci rendiamo conto da una prima analisi in questi primi 9 mesi di governo, o sono di difficile utilizzo o sono obsoleti, non rispondono più alle richieste del sistema produttivo. Ebbene, per ora ci siamo limitati, e ringrazio molti di voi per la presenza, a riorganizzarli in un unico portale, che adesso è incentivi.gov.it, che mette insieme qualcosa come 60 enti, tra cui la stessa Cassa Depositi e Prestiti e quasi tutti i ministeri che erogano incentivi, per dire agli imprenditori italiani: se cercate incentivi, venite su quel portale, dite qual è la vostra esigenza e il portale restituisce l'opportunità di incentivo. Prima il meccanismo era il contrario. Ma posso dire un'altra cosa, che il lavoro insieme di riorganizzazione di questi 80 miliardi degli ultimi 10 anni, e quindi di questa mole di incentivi così grande, può portare ad un nuovo patto tra l'industria e il governo sull'economia circolare, sulla riconversione ecologica del nostro sistema produttivo, senza shock, senza voler creare shock nel sistema produttivo, dandoci un cronoprogramma a 10 anni, a 15 anni, perché non possiamo ragionare ad un anno o a 2 anni. Vado verso la conclusione perché non voglio tediarvi. Il decreto crescita ha dentro delle opportunità maggiori che allo stesso tempo sono comunque dei mali endemici del nostro paese che dobbiamo affrontare. Il primo è quello sempre dell'accesso al credito, e sono contento di aver lavorato insieme a voi per portare il tetto del fondo di garanzia per il finanziamento da un massimo di 2 milioni e mezzo arriviamo a 5 milioni. So che dobbiamo sistemare ancora qualcosa nella norma e ottimizzarla per renderla ancora più efficace ed efficiente, ma l'obiettivo nostro non è quello di discriminare una parte dell'impresa. Se c'è una parte del tessuto produttivo che in questo momento può tirare tutto il resto, e le vostre richieste vanno in questa direzione, ne siamo assolutamente ben contenti di poter modificare i nostri strumenti di accesso al credito. Non so cosa ne pensiate del fatto che c'era questo problema della lettera R fondo di garanzia, c'erano alcune regioni che avevano l'esclusivo accesso attraverso i confidi, non è assolutamente un pregiudizio nei confronti dei confidi, ma abbiamo riscontrato che in alcune regioni il problema di accesso al fondo di garanzia era anche legato a questa anomalia che abbiamo superato. E poi c'è il tema della nuova Sabatini che consentirà l'erogazione del finanziamento in un'unica tranche e non più in più tranche per una serie di imprese che chiederanno di accedere. I brevetti sono un asset fondamentale del nostro paese, ci stiamo lavorando, nel decreto crescita ci saranno delle agevolazioni per depositare marchi e brevetti, e questo eviterà che tanti brevetti si vadano a depositare in altri paesi europei, come è successo in questi anni. Ovviamente per essere competitivi con paesi come l'Olanda, che è un po' la calamita oggi di questo sistema di deposito, dovremmo metterci ancora più soldi, ma iniziamo ad abbassare quelli che sono i costi di questo deposito.
È chiaro che non basta soltanto questo, il decreto crescita fa una serie di interventi per rendere strutturali strumenti che non sono strutturali e allo stesso tempo per potenziare, perché non abbiamo solo alzato il tetto del fondo di garanzia, ma ci abbiamo anche messo più soldi, altrimenti se si scatenano soltanto delle invidie o dei contrasti. Il superammortamento ritorna, perché ci rendiamo conto che quel meccanismo della Minires non aveva e non stava funzionando. Questo a dimostrazione del, qualcuno dice, ma l'avevamo detto, che io penso che su questo ci sia anche la dimostrazione che al di là delle singole condizioni, con il confronto possiamo rimettere a posto quello che non sta funzionando. Fermo restando che resta l'abbassamento dell'IMES, si parte da 1,5% in meno quest'anno fino a 3 punti percentuali nei prossimi anni per tutte le aziende che lasciano gli utili in azienda e di reinvestono. Quindi comunque rispettiamo l'impegno di abbassare l'IRES alle aziende che non dividono gli utili ma le lasciano in azienda per gli investimenti. Ma allo stesso tempo il superammortamento ci consentirà di farne molti di più di investimenti anche da quello che abbiamo visto. Nelle conclusioni mi permetto soltanto di dire un altro paio di cose. Io sono ben cosciente del fatto che il momento per l'Italia è un momento nel quale dobbiamo necessariamente guardare alla crescita. La crescita significa ascoltare voi per quanto riguarda le aziende e allo stesso tempo attrarre investimenti. L'attrazione degli investimenti è data anche dalla stabilità di un governo. Questo è un governo nuovo, è un governo che è in carica da 9 mesi e di cui state conoscendo anche delle dinamiche interne che magari non si vedevano da tanto tempo, non si sono mai viste, dinamiche che fanno sembrare che il governo dall'oggi al domani possa finire solo perché si discute al proprio interno. Vi posso assicurare, l'ho assicurato anche agli investitori di Wall Street che abbiamo incontrato qualche settimana fa a New York e con cui c'è stata un'importante discussione su questo punto, perché come ben sapete da uomini d'affari i fondamentali economici dell'Italia li leggono sulla carta, ma vogliono capire i fondamentali politici e le dinamiche politiche per capire se venire ad investire. Il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di spiegare chiaramente che qui nessuno vuole prendersi la responsabilità di mettere in moto delle dinamiche politiche che crei un shock all'economia italiana con instabilità del governo. Questo per qualcuno può essere una buona notizia, peraltro una cattiva notizia il fatto che vogliamo assicurare la stabilità del governo. Quindi vi invito a vedere anche le discussioni interne come sicuramente il fatto che ci siano due forze politiche che hanno delle differenze di vedute fondamentali su alcuni punti. Ed è per questo che mutuammo il meccanismo tedesco all'inizio di questo governo nel creare il contratto, perché sapevamo che avevamo delle differenze di vedute, ma allo stesso tempo tutti e due concordiamo sul fatto che questo governo debba avere stabilità, perché la stabilità attrae gli investimenti, non la attrae solo la stabilità, la attrae la formazione. Qui ci saranno anche rappresentanti di aziende grandi che a volte hanno grandissime, che a volte hanno dei problemi di indotto e di formazione del proprio indotto e per questo magari lasciano un territorio e si spostano su un altro territorio del paese, in un'altra regione, a volte anche in altre aree, da sud al nord. La formazione sarà fondamentale. Io so che c'è stata tanta ironia sul tema dei cosiddetti navigator. Io sto cercando soltanto di fare una cosa, di dare un minimo di regia alla formazione pubblica italiana, perché come sapete è esclusivamente prerogativa delle regioni. E ci sono regioni che formano persone per professioni che non servono più al mondo dell'impresa. È un lavoro molto ambizioso, enorme, che richiederà molto tempo, quindi non sto dicendo che nasce domani mattina e abbiamo cambiato tutto, ma so benissimo che in molti stati, sia d'Europa che extraeuropei, l'attrazione degli investimenti spesso dipende dalla capacità che ha avuto un paese di formare le competenze che servono a colui che sta venendo a fare l'investimento sul suolo nazionale. Questa formazione la dobbiamo garantire prima di tutto mettendola in contatto con le aziende. Ci sono dei provvedimenti nel decreto crescita che aiutano sia il costo del lavoro, ma soprattutto per esempio l'IMU sui beni strumentali, la portiamo al 60% di
abbattimento e nel giro di 3 anni prevediamo di eliminarla del tutto, perché quelli sono beni per lavorare, non beni di godimento, e quindi non bisogna pagarci una tassa come l'IMU. Allo stesso tempo un primo passo lo abbiamo fatto con i premi email. Io sono accusato come Ministro del Lavoro del fatto di aver messo a rischio la sicurezza sul lavoro, perché ho semplicemente ricalcolato i premi che voi pagate all'INAIL ogni anno sugli infortuni sul lavoro di questi anni e non del 99-2000 come erano calcolati fino all'altro ieri. Io non credo che il tema degli infortuni sul lavoro e degli incidenti sul lavoro sia un tema trascurabile oggi, è ancora importantissimo e ha dei numeri ancora preoccupanti, ma le statistiche ci dicono che voi avete lavorato in questi anni per abbassarle con gli investimenti che avete fatto nelle imprese, quindi è giusto che paghiate meno premio all'INAIL. E ci saranno aziende che avranno anche sconti su questo premio del 50%, in media del 30%. È una primissima iniziativa di abbassamento del costo del lavoro. Ma lo dico perché credo che il tema sia del cuneo fiscale sia dei soldi in busta paga ai dipendenti dovrà essere un tema che dovremo legare sempre di più alla produttività nei prossimi anni. Noi per stimolare la produttività è chiaro che dobbiamo fare investimenti nelle nuove tecnologie, ma a questo punto chi fa investimenti per aumentare la produttività della propria azienda è giusto anche che abbia un abbassamento del costo del lavoro, soprattutto su dei settori fondamentali che possono rappresentare nei prossimi anni un nostro buon anno. Io credo che nei prossimi mesi potremmo lavorare sempre di più ad affrontare la sfida della crescita, sia in ambito italiano che in ambito europeo. Le imprese saranno chiamate sempre di più a fornirci tutti i feedback che servono per garantire una formazione delle persone nelle aziende stimolata e finanziata dallo Stato. È questo quello che vogliamo fare. E anche sul meccanismo del reddito di cittadinanza, chi assumerà quelle persone avrà fino a 18 mesi di sgravi, che è pari al reddito che stavano prendendo. Quindi può essere un'opportunità anche per abbattere una parte del costo del lavoro iniziale. Ci saranno tante cose da fare, come il codice unico del lavoro. Entro il 2019 vogliamo creare il codice unico del lavoro, che elimina circa 420 leggi in materia di lavoro, tra DPR e leggi ordinarie, che oggi sono sostanzialmente la giungla in cui vi muovete ogni giorno e da cui è difficile uscire ogni giorno per capire che cosa dica la normativa sul lavoro. Il codice unico del lavoro non sarà solo un progetto di riorganizzazione, ma può essere anche un'occasione per modificare le normative sul lavoro che possono aiutare la produttività, la crescita e lo sviluppo. Quindi l'auspicio che posso portare qui è quello che c'è la massima volontà di collaborare. A volte avremo delle idee diverse, spero sempre più spesso idee che invece su cui conveniamo, per il bene dell'Italia e dico anche dell'Europa. In questo momento questa battuta d'arresto europea può essere una grande occasione anche per superare alcune politiche di austerity, che non significa lanciare soldi alla finestra, ma pensare che per esempio tutti gli investimenti nelle infrastrutture possano essere scomputati da una serie di parametri europei. Investimenti che oggi sono scomputati a seguito di trattative, quindi noi dobbiamo fare trattative per ottenere una parte di scomputo dal meccanismo di deficit PIL. Invece in futuro, su questi fronti, quelli che garantiscono crescita e sviluppo sostenibile di un paese, possiamo pensare di guardare a modelli extraeuropei che, quando sentono di parametri così asfissianti per l'economia, dicono che quella è una delle ragioni per cui rallentiamo così tanto. Sicuramente l'austerity in questi anni non ci ha aiutato ad affrontare un momento così complicato. È sicuramente auspicabile che Stati Uniti e Cina possano raggiungere un accordo il prima possibile, e noi come governo invece stimoleremo la Commissione Europea a firmare il prima possibile l'accordo con gli Stati Uniti per acciaio, alluminio e speriamo anche automotive, perché in un'auto, ora non solo italiana, ma in un'auto tedesca spesso c'è il 70% di componenti italiani, e questi meccanismi ci permettono di accelerare sul comparto automotive o di decelerare. Io mi fermo qui, Presidente, dicendo allo stesso come ho iniziato, vi ringrazio per questo invito, perché per me è un grande piacere essere qui e
e spero che possa essere un'ulteriore tappa di un percorso insieme che ci vede tutti alleati su un fronte che è il bene per l'Italia e lo sviluppo dell'Italia. Grazie.